Allora, anche oggi risolto lo spareggio, la seconda volta che accade negli ultimi giorni. Adesso, cari tarallini, prepariamoci all'ultima catena. Mettete pure le cuffie, recuperiamo la massima concentrazione per portare a casa il più possibile, difendere il più possibile questi 84.000 euro. Mi senti bene, Carola? Sì. Manuela? Sì. E Gabriele? Benissimo. Perfetto, che entri l'ultima catena. Allora, Carola, Magno, G, Mela. Carola? Provo con grande Magno, quindi un qualcosa, sì, di grande, e la grande mela. Che è New York, esatto, è cosiddetta grande mela. Brava Carola! E adesso andiamo da Emanuela con mela, B, cucciolo. Gioco il giallo perché non sono sicura. Hai un dubbio? Allora entra la seconda lettera, mela, B, I, cucciolo. No, non è quella che pensavo. Pensavo cucciolo. No, mela è un bianca. Vai, Emanuela. Bianca. Bianca? No, non ce l'ho. Vediamo. No, non è bianca. Arriva un'altra lettera, attenzione. Mela, B, I, A, cucciolo. Potete parlare? Ah, ok, sì, sì. Biancaneve. Biancaneve. Ah. Emanuela? Biancaneve. Biancaneve. Giusto. Biancaneve. Biancaneve morde la mela e si addormenta. E poi, per fortuna, ha sette amici, sette piccoli amici. Come il tenero cucciolo. Forza, Gabriele. Cucciolo. B. Cotone. Gabriele? Batuffolo, perché un batuffolo di cotone, il batuffolo, insomma, mi sa, piccolino, quindi sì, cucciolo è... Un cucciolo, un batuffolo. Bravo, Gabriele. Terminato il primo giro, avete avuto un dimezzamento, quindi 42.000 euro. C'è ancora un jolly da giocare. Ripartiamo da Carola con cotone, T, scozzese. Forza Carola. E provo con tessuto. Il tessuto è un cotone. E tessuto di cotone. Il cotone, sì. Di, sì. E scozzese è un tipo tessuto di... Tessuto scozzese, quello con i quadretti. Okay. Sì, è scozzese, più o meno a quadretti. Bene. Emanuela. Scozzese. W. Ghiaccio. Emanuela? Gioco il jolly. Ok. Seconda lettera è una H. Scozzese, W-H, ghiaccio. Whisky. Emanuela? Whisky. Il whisky scozzese e il whisky con ghiaccio, senza ghiaccio. Certo. Ok, dai. Ci siamo. C'è l'ultimo ostacolo. Prova, Gabriele. Ghiaccio. Z. Puntata. Gabriele? Allora, provo zero, la puntata zero, insomma, puntata di prova, e ghiaccio, insomma, temperatura allo zero.
c'è il ghiaccio. Perfetto, Gabriele. Beh, avete conservato 42.000 euro, eh? Attenzione, momento importante quello che sta per arrivare con un montepremi così alto. Ci siamo, che entri l'ultima parola. Giocate con noi come ogni sera, provate a prendere l'ultima parola insieme ai nostri campioni. Partiamo da puntata. SC, a finale, è il terzo allora, elemento. Potrebbe essere scommessa. Allora, puntata potrebbe essere o quella dei giochi. Sì, sì. Quindi la una puntata, sola. O la, anche la puntata televisiva. Sì. Tipo un episodio, scena, sì, esatto. scena. Vabbè, oddio, scena no. Me. Però scena di una puntata. Oppure quando è tipo ti ha puntato, quindi... Però, la però quella è la pistola. Secondo la pistola. Me è un po' più... Cioè, secondo me è qualcosa sulla scommessa. A livello di scacchiere, cose no. Se no, oltre a scommessa, altre parole sempre relative al gioco. Scala, la scala. Scala, nel gioco, scala punto sulla scala. Scala, però più scommessa è meglio. Okay. Sì. E meglio. La somma di denaro che tu punti è una? No, va bene. Scena, no, abbiamo detto scenografia, no. La scenografia di una puntata. Ok, se no invece la pistola puntata, un'arma puntata. Scarica? No. Scarica. Però no, puntata no, era piace, non sarebbe piace. Stato pistola. È meglio secondo me qualcosa con scommessa. Vabbè, però se no, comunque... aspetta, poi altre cose, puntata. Un episodio, quindi è un pezzo di un insieme. Non c'entra un... niente con schiacciata? No, vero? Puntata, schiacciata. No. Puntata, se no una cosa appuntita. Puntata. Tipo la matita, spuntata. Spuntata. No. Matita. A me piace il fatto delle scommesse. Scommesse, perché è una puntata, sì. Una scommessa. Se no altre cose relative a quello. Quelle... Se no, la scenografia, scena. Scena. Perché che altro può essere puntata? Pistola, scommessa. Però aspetta, puntata come puntata l'abbiamo utilizzata prima con zero. Ah, appunto, quindi ok. Quindi zero. Dovrebbe gioco, essere puntata scommessa. Compriamo, sì. Arriva il gong sulle vostre discussioni, Manuela, provate subito o no, acquistate il terzo elemento? No, compriamo il terzo elemento. Ok, allora dimezziamo, resta molto alto il montepremi, 21.000 euro. Andiamo a scoprire il terzo elemento. Uscita. Uscita di scena. Scena. Uscita di scena. Però la puntata, la scena. No, la puntata. Se no, altre vai scena, la puntata. Se no, vai scena, la puntata. La puntata. Allora, uscita di scena. Aspetta, uscita, che ci abbiamo? Uscita di scommessa non si... No, perché, aspetta, pensiamoci bene. No, puntata. No, l'uscita, aspetta. Nel poker c'è l'uscita. Cioè, scala. Quando tu. No, quando tu giochi a poker e scommetti, puoi anche uscire, esci. Ma quando si dice foldi, quindi esci. Ma come si dice la parola? Con scommessa. Ah. Però è un po' forzata. No. Secondo me. Uscita di scena. Uscita di scena suona bene. Con puntata, sì. La scena e la puntata. La puntata va in scena. Poi, sì, vabbè, comunque è fatta da scena. Cose con scolastico, però quella non c'entra niente con puntata, no. Uscita. No, l'uscita che altro può essere? Uscita di sicurezza. Sicurezza. Scappare. No. Scappata. No. Uscita. Oddio, a me viene uscita di scena. Noi ci siamo focalizzati. Tu sei sicuro che scommessa non è? Il tempo è scaduto. Emanuele, è il momento di giocare. Quella che secondo voi è l'ultima parola di stasera. E diciamo scena. Togliete pure le cuffie. Come la leghiamo con uscita? Come la leghiamo con puntata? Allora, con puntata va in scena una puntata di una serie, ad esempio, e uscita di scena. Una scena di una puntata? Sì. O un'uscita di scena? No, oppure va in scena la puntata... Non lo so. Quello che posso dirvi è che tra le parole che avete detto c'è quella che vale 21.000 euro. Andiamo? Questa è uscita, no? La parola che lega. Puntata. E uscita e che vale 21.000 euro è scappata. Faccio una scappata in un posto
È uscita, è scappata. L'avete detta, ma poi non ci avete ragionato sopra di più. No, peccato. Peccato. Torniamo domani con Reazione a Catena. Vi auguro una splendida serata. Vi lascio al TG1. A domani.